La pillola di 5 giorni, commercializzata già in 21 paesi europei, riceve dopo 2 anni il primo sì anche in Italia. Facciamo un passo indietro. Classificata come l'anticoncezionale più sicura, può essere altrettanto sicura per la nostra salute? La pillola è un farmaco contraccettivo ormonale, composto appunto da 2 ormoni principali, estrogeno e progesterone, che regolano l'attività dell'apparato genitale femminile. Durante i giorni fertili, il muco della cervice, ovvero il collo dell'utero, diventa trasparente e fluido, permettendo agli spermatozoi di entrare nell'utero e fecondare gli ovuli. La pillola aumenta la consistenza del muco, rendendo più difficile il passaggio agli spermatozoi. Inoltre, gli ormoni presenti inibiscono l'ovulazione, creando un falso stato di gravidanza, il che permette di non produrre ovuli fin quando non sarà la donna a decidere. Ciononostante, la mestruazione avviene regolarmente. Sicuramente le pillole di nuova generazione, come per esempio le Yasmin, presentano una formulazione migliore di anni addietro. Innanzitutto un cambiamento dei tempi di assunzione. Ora si assume dal primo giorno della mestruazione, non dal quinto come una volta. Contengono una quantità di ormoni ridotta, pur svolgendo al meglio la propria attività anticoncezionale. Regolarizzano il ciclo ovarico, riducendo il dolore pelvico. Riducono l'acne e l'irsutismo, ovvero una crescita di peli nel sesso femminile in sedi dove normalmente è assente. Previene l'insorgenza di infiammazione pelvica, del tumore alle ovaie ed è utile per la protezione da patologie dell'apparato riproduttivo femminile. Tuttavia non possiamo, anzi non dobbiamo dimenticare che di fatto la pillola è un farmaco e che come tutti i farmaci comporta i propri effetti collaterali. Perché ricordiamo questo? Perché ultimamente si sta elogiando così tanto la pillola quasi da dimenticare, o perlomeno accantonare, quelli che potrebbero essere disagi non poco importanti da essa comportati. Partiamo con ricordare che alcune donne non possono assumerla e per problemi cardiovascolari e per sospetto di tumori e per predisposizione a malattie che possono aumentare il rischio di trombosi, ovvero la formazione di un coagulo nel sangue. Proprio la trombosi rappresenta uno degli effetti collaterali perché di fatto la pillola aumenta la coagulazione del sangue, incrementando il rischio di trombosi arteriosa sia nel cuore che nel cervello. Fra le altre controindicazioni ricordiamo emorragie intermestruali, dolori al seno, nausea, vomito, cefalea, umore depresso, alterazione del desiderio sessuale, ritenzione idrica, variazione del peso corporeo e infine, ma non meno importante, cancro al seno. In alcuni studi infatti è stato riportato che il rischio di cancro alla mammella si osserva con una maggiore frequenza nelle donne che usano abitualmente la pillola. Tuttavia tale rischio risulterebbe scomparire gradualmente 10 anni dopo l'interruzione del contraccettivo. La questione non è ancora del tutto chiara, anche perché recentemente si sono avanzati altri studi che hanno dichiarato che il rischio clinico dei contraccettivi orali rispetto al carcinoma alla mammella non sia significativo. Vedremo se le pillole di nuova generazione manterranno le loro promesse. Per quanto riguarda la ELLA-1, si tratta di una pillola a base di progestinico, in grado di bloccare l'ovulazione fino a 120 ore dopo il rapporto. La reazione dei cattolici non è stata positiva, anche se dopo essere stata sottoposta al Consiglio Superiore di Sanità, il farmaco è risultato compatibile con l'attuale legge italiana 194 sull'aborto, in quanto utilizzabile prima che si verifichi l'annidamento. Infatti, prima di assumerla è necessario verificare con un test che la donna non sia gravida. In caso contrario, il medicinale è controindicato. Tuttavia, come ribadisce Nicola Surico, presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, il meccanismo con cui la pillola agirebbe non è ancora chiaro, anche perché dopo 5 giorni è molto probabile che la fecondazione ci sia stata. In ogni caso, qualora ci accingiamo ad utilizzare uno di questi farmaci, è necessario essere molto prudenti.